dire, anche per me è stato un piacere essere qui e ricordare Herbert è sempre quasi un dovere ormai, perché in questo mondo dove musicale non c'è più molta creatività, lui invece era proprio una luce, una mente protesa a creare delle cose nuove, sempre pronto a regalare qualcosa dentro di sé, che trova dentro di sé e che non pensate solamente per fare denaro o per avere successo, ma pensate per comunicare, per arrivare al cuore della gente. Quindi erano tempi diversi, erano tempi nei quali si scrivono cose bellissime ed Herbert è un esempio. Io mi sono preso questo compito, anche faticoso ma anche molto piacevole, di far conoscere le canzoni di Herbert tramite questo spettacolo che si chiama La mia generazione, dove racconta la sua vita tramite le canzoni, e per fare capire che a suo tempo si scrivevano delle cose bellissime. Herbert è stato uno di questi precursori che scriveva delle cose fantastiche, e trovo sbagliato che la sua musica e le sue opere siano rimaste così tanto tempo dimenticate e che nessuno le ricordi più. Quindi con questo lavoro, La mia generazione, voglio riportare in auge questo grande artista, questo amico poi alla fine, che è stato completamente dimenticato, e riparare ad una grave ingiustizia. E poi essere qui questa sera con la comunità ebraica è stato bellissimo, perché ho respirato un'aria, voglio dire, di amicizia, di partecipazione, non è come cantare con persone diverse, con persone che conoscono il problema e conoscono Herbert, e quindi è molto più importante per me. Ho recepito questo messaggio. Grazie a tutti, è stato bellissimo. Rivediamoci appunto presto, il 14 di novembre, al Bovisi Masciago, dove faremo tutto lo spettacolo dedicato a Herbert, appunto La mia generazione, insieme anche a Nayenchek, che è stata anche lei partecipe di questo spettacolo, di questo disco. Grazie a tutti.